Oh. Sicuro che sia lui. Porca troia! Ok. Torna a casa tutto intero, MJ. Tutto bene? Per niente, cazzo. Sinclair Parrish, che ti fa venire in mente? Niente di buono. Non per un nero, almeno. Il dipartimento dello sceriffo del posto è un po' troppo affezionato alle vecchie leggi razziali, così volevamo aprire un caso sui diritti civili. Ho contattato un avvocato di Washington, che ha amici nell'FBI. C'entra la telefonata di prima? Uno dei miei uomini, Ezekiel Dandridge, era andato a parlare con i residenti per convincerli a testimoniare contro gli uomini dello sceriffo. Stava raccogliendo prove, deposizioni, nomi e cognomi. Alla fine avremmo portato tutto dall'avvocato. Ma poi ha incontrato quello stronzo dello sceriffo Walter Slim Beaumont. Ero al telefono con lui quando è successo. Sto per mettermi in macchina. Lo so. Sì. Ok. Tutto bene qui? Problemi con la macchina? No, signore. È tutto a posto. Perché non vieni fuori? Così ti posso vedere un po' meglio. Che ci fai in giro per Sinclair a quest'ora di notte? Sono solo di passaggio. Di passaggio? Bell'idea. È la notte ideale per farsi un giretto, no? Con chi stavi parlando? Mia madre. Tua madre? Si preoccupa. Le facevo sapere che sto arrivando. Ma che bravo! Sarà orgogliosa di te. Sì, signore. Bellissima nottata. Beh, non ti trattengo. Non vogliamo certo che mammina stia in pensiero. Un altro fratello è caduto. Lincoln, questa è mia figlia Roxy. È cresciuta ad Atlanta, con la madre. È un vero piacere. Sono Lincoln. Lincoln Clay, lo so. Papà, quante volte devo dirtelo? Posso farcela anche da sola. La posta è troppo alta. La causa. Tutte quelle vite. Non possiamo correre rischi. So che hai fatto il culo alla mafia del Sud. Che ne hai appeso uno alla ruota panoramica. Ha ucciso qualcuno a cui tenevo. Mi pareva una punizione adeguata. Slim e gli stronzi che lavorano per lui sono 10 volte peggio della mafia del Sud. Vuoi partecipare? Allora farai quello che ti dico io, quando te lo dico io. Sì, signora. Voi due? Dovete andare a Sinclair e recuperare quel fascicolo. Una volta preso, portatemelo qui. Ti aspetto fuori quando sei pronto. E sarai tu a guidare. Doveva accompagnare Ezekiel. Si sente in colpa per quel che è successo. I sensi di colpa arrivano facilmente. Ma farli andare via è un problema. Ci pensiamo noi. Su questo non ho dubbi. Sinclair Parrish. Sì, mi ricordo di Sinclair Parrish.
Bisogna ricordare che a quei tempi la polizia locale e gli uffici degli sceriffi avevano carta bianca su ogni azione e nessuno sfruttava la cosa meglio dello sceriffo Walter Beaumont. Beaumont usava la legge per tenere bianca Sinclair Parish. I posti come quello si chiamavano Città del Tramonto se un nero veniva visto andare in giro di notte. Beh, era anche l'ultima volta che veniva visto in giro. Ok, andiamo. Sai, papà mi ha raccontato tutto di come avete fatto il culo a quei due stronzi biforchi e di quello che hai fatto a Doucette. Davvero brutale. Ho fatto quello che andava fatto. Ne sono sicura. Ascolta, se un agente di Sinclair ti dice di accostare, tu non farlo. Farebbero fuori senza problemi. Guarda che a Newburgh la polizia non andava mica in giro ad abbracciare i neri. Con tutto il rispetto, bello, se fai fuori Slim come hai fatto fuori Ricci Doucette, sarà come dare una giustificazione alle loro azioni e le cose peggioreranno ancora. Tu invece stai già pensando di andare fuori e ammazzarli tutti, vero? No, solo quelli che se lo meritano. Guidi sempre così? Volessi tenere un profilo basso. Beh, ormai ci ha beccati, quindi fanculo al basso profilo. Portiamo via il culo da qui. Sì, signore.
pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare in... A posto. Andiamo da MJ. Cristo, Roxy. Ho già avuto a che fare con sbirri stronzi, ma cazzo. Questi iniziano a sparare appena vedono un tono di pelle più scuro. Adesso capisco cosa intendevi dire. Questi sono figli di puttana di prima scelta. E occhio a non attirare altri sbirri mentre attraversiamo la città. Avanti. Che tipo è MJ? MJ è nato e cresciuto a Sinclair. È un bianco che vuole cambiare le cose. Ti fidi di lui? Certo che mi fido. Anche se credo che abbia più palle che cervello. Proprio come piace a me. E per di qua? Già. Foxy Roxy, non ti vedo da una vita. MJ vi aspetta alla serra. Salutami Lula e le altre.